La grave crisi del sistema sanitario, con le difficoltà dei pronto soccorso che rappresentano la cartina tornasole dell'intero comparto, rischia di inficiare il diritto alla cura e dunque alla salute dei cittadini. Per la CGIL, in tanti mesi di conclamate criticità, nulla è stato fatto di concreto dalla Regione per risolvere i problemi aggravati dalla pandemia. Su tutti, la carenza di personale e la stabilizzazione dei precari, con le ferie estive del personale sanitario che in questo momento depauperano i reparti, generando una riduzione di qualità del servizio sanitario. È dunque da qui che muove i passi la diffida all'assessorato regionale alla sanità e alle 4 ASL presentata dalla CGIL Abruzzo e Molise, come spiega il segretario regionale Carmine Ranieri. Sono mesi che nelle prime pagine di tutti i giornali locali vengono fuori i problemi della sanità e oramai del diniego del diritto alle cure dei cittadini, dalla questione dei pronto soccorso per i quali abbiamo fatto formale denuncia, alla questione delle liste di attesa che spesso sono chiuse e bloccate per prenotare una visita che addirittura ci si prenota al 2024. È messo in discussione il diritto alla sanità dei cittadini abruzzesi. Questa dovrebbe essere una priorità della Regione Abruzzo, della Giunta regionale. Ad oggi non sta accadendo niente, non c'è un atto di programmazione. Dal punto di vista del personale, che è una priorità perché la sanità la fanno soprattutto gli operatori sanitari, medici e infermieri, in 2 anni e mezzo non abbiamo un atto complessivo di programmazione seria che riesca a mettere personale dentro la sanità. E quindi oggi una denuncia formale, perché non possiamo, la nostra Regione, i cittadini abruzzesi non meritano di vivere in questa situazione di disagio e messa in discussione il diritto alla cura. A destare forti preoccupazioni è anche il precariato, perché nonostante le insistenti richieste di stabilizzazione da parte dei sindacati, ad oggi le 4 aziende sanitarie si muovono in ordine sparso, con le ASL di Chieti e Teramo che hanno prorogato i contratti determinati del personale sanitario fino al 31 dicembre 2022, l'azienda sanitaria di Pescara che procede di mese in mese e l'ASL dell'Aquila, dove molti lavoratori sono ancora in attesa che i contratti scaduti vengano prorogati. Paola Puglielli, della funzione pubblica della CGIL per Abruzzo e Molise, spiega che il problema madre del tema sanità e del diritto alla salute dei cittadini abruzzesi parte da avere dotazioni organiche sufficienti, perché i servizi alla cura, i servizi di salute per le persone sono fatti da professionisti del settore, quindi noi abbiamo sperato in questi 2 anni, 3 anni di pandemia che, come dire, le nostre controparti avessero ben chiaro quanto il problema delle dotazioni organiche sia dirimente. Noi andiamo verso una ristrutturazione della rete territoriale. Con quale personale? Abbiamo avuto una interlocuzione deludente a 2 mesi dalla stipula di un protocollo che stabiliva un luogo fisico, il tavolo permanente della salute a livello regionale di cui facciamo parte, di cui siamo stati promotori, non dà i frutti sperati. Noi sono anni che chiediamo di conoscere la consistenza delle dotazioni organiche, sapere, a fronte degli annunci dell'assessore alla salute che rivendica centinaia, migliaia di assunzioni, quanti dipendenti sono andati in pensione, perché dovremmo partire da questi. Per ultimo, non solo si rifiuta e si rimanda ad ottobre, ad autunno, la stipula di un accordo per la stabilizzazione, ma si peggiora la norma nazionale.